Ciao a tutti e benvenuti. Con il video di oggi trattiamo di un argomento di procedura penale che è relativo alle formule assolutorie. Ne sentiamo spesso parlare anche in televisione, telegiornali, è stato assolto per la formula X piuttosto che per la formula Y. Certe volte è facile confondere l'una con l'altra. Cerchiamo quindi di capire, anche con degli esempi pratici, quale può essere una formula assolutoria e perché viene pronunciata quella formula piuttosto che un'altra. Come vedete, non sono sola neanche oggi, c'è con me l'avvocato Cristina Trocher di Diritto al Punto e vi invito a scoprire di più su Diritto al Punto, che è un podcast che potete fruire su Spotify o sugli altri gestori e è anche un canale su YouTube. Diritto al Punto, come anche Studiare Diritto Facile, si propone di parlare di diritto in maniera più accessibile, più semplice e questo sicuramente può agevolare chi deve studiare il diritto o chi comunque è semplicemente interessato ad approfondire gli argomenti giuridici. Io inizierei subito presentandovi questo schema che ho preparato per voi usando il metodo, ovviamente, Diritto Facile. Allora, la sentenza di assoluzione che cos'è? È un provvedimento che emette il giudice quando si pronuncia nel merito e proscioglie l'imputato. La causa di assoluzione, che deve essere sempre specificata nel dispositivo, deve rientrare espressamente in una delle formule assolutorie tradizionali, che sono quelle indicate all'articolo 533 del Codice di Procedura Penale. La prima, diciamo la migliore, la più generosa, è quella secondo cui il fatto non sussiste, cioè quando manca uno degli elementi oggettivi del reato, manca cioè o l'azione, o l'evento, o il nesso di causalità, o di un presupposto del reato stesso. Un'altra formula è l'imputato non ha commesso il fatto. In questo caso si pronuncia questa formula quando le risultanze processuali portano a escludere che l'imputato abbia commesso il fatto. La formula successiva è il fatto non costituisce reato. In questo caso manca proprio l'elemento soggettivo o il dolo o la colpa, ovvero il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Ancora, il fatto non è previsto dalla legge come reato. In questo caso il giudice si pronuncia così quando dichiara provato il fatto storico ricostruito dal pubblico ministero, ma quest'ultimo non rientra in nessuna fattispecie di reato, come il caso di intervento di un abolizio criminis. Un'altra formula è quella del reato che è stato commesso da persona non imputabile. In questo caso, quando l'imputato non aveva la capacità di intendere, di volere al momento del fatto, o a causa di un vizio totale, oppure per ubriachezza, o per azione da sostanze stupefacenti. Dopo vedremo degli esempi con Cristina più nel dettaglio. L'ultima formula è quella del reato commesso da persona non punibile per un'altra ragione. In questo caso l'imputato non è punibile per mancanza di una condizione obiettiva di punibilità o per una qualsiasi altra ragione prevista dal codice penale o dalle leggi speciali e ovviamente anche nel caso di particolare tenuità del fatto. Ecco, Cristina, io lascerei a te la parola per cercare di andare poi a capire più concretamente quando si usa ciascuna di queste singole formule con qualche esempio. Perfetto, grazie Silvia. Allora, innanzitutto abbiamo detto la prima formula, la più favorevole, ossia il fatto non sussiste. In questo caso, appunto, manca sul piano oggettivo la cosiddetta prova generica, quindi o non c'è prova che quel determinato fatto o reato sia avvenuto, oppure si ritiene che manchi un elemento oggettivo essenziale, giustamente come dicevi tu, quindi condotta, nesso di causalità o evento. In questo caso, appunto, il giudice svolgerà un giudizio di comparazione tra quello che risulta dal processo mediante le prove e i requisiti oggettivi richiesti da quella che è la norma incriminatrice per la sussistenza del reato. Un esempio molto semplice: il reato di omicidio, articolo 575. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con eccetera, eccetera. Io provo ad uccidere Silvia. Tuttavia, l'evento morte non si verifica perché io non riesco. Pertanto, io non potrò essere punibile ai sensi di questo articolo perché l'evento morte non si è verificato. Eventualmente potrà configurarsi la fattispecie di tentato omicidio. Magari in un altro video insieme parleremo anche di quello che è il tentativo. Ma relativamente all'omicidio come evento morte, io non potrò essere punibile.
Seconda formula assolutoria. L'imputato non lo ha commesso. Beh, questa categoria non necessita di particolari commenti in realtà, perché il fatto esiste, ma si ritiene che l'imputato non l'abbia commesso. Sempre prendendo l'esempio dell'omicidio, in caso in cui io invece riesca effettivamente a uccidere Silvia, ma insieme a me viene indicata quale imputato un altro soggetto, però questo soggetto in realtà non era lì presente, ha un alibi di ferro, tutte le prove dimostrano che quel soggetto non era lì insieme a me, quindi se io e quest'altro soggetto siamo accusati entrambi dell'omicidio di Silvia, all'esito del processo viene fuori che l'assassino invece sono solo io, allora in quel caso io verrò condannata. Silvia no, perché nonostante sia imputata, ma lei il fatto di reato, l'omicidio, non l'ha commesso, quindi sarà assolta perché non ha commesso il fatto. Oppure il fatto non costituisce reato. In questo caso si tratta di una formula un po' meno favorevole delle precedenti, si adotta principalmente quando, pur sussistendo l'elemento oggettivo, però difetta l'elemento soggettivo del reato. Quindi, ad esempio, se andiamo a prendere quello che è l'esempio il reato di strage, previsto all'articolo 422, prevede che chiunque al fine di uccidere, quindi questa fattispecie richiede necessariamente l'elemento soggettivo del dolo. O ancora, un esempio magari un po' più facile, il reato di incesto, articolo 564. Anche in questo caso è configurabile solamente in presenza del dolo. Quindi se io non conosco il mio legame di parentela con l'altro soggetto per negligenza, imprudenza e imperizia, quindi per colpa, non potrò comunque essere punito di incesto perché è un reato che richiede necessariamente l'elemento soggettivo del dolo. Secondo quella che è la teoria tripartita, in questa ipotesi quindi manca l'elemento della colpevolezza, perché c'è il fatto ed è anche antigiuridico, ma non è un fatto colpevole. Vi faccio un altro esempio. Ad esempio, sono alla guida della mia macchina, mi distraggo, freno tardi, tampono quello che sta davanti a me, danneggiandogli l'autovettura. In questo caso rientra nella tipicità del danneggiamento di beni altrui ed è un fatto anche antigiuridico, perché non è giustificato. Dal punto di vista della colpevolezza, il fatto può essere anche rimproverabile, ma non può essere mosso quel tipo particolare di rimprovero che richiede il legislatore, che punisce il danneggiamento solo se realizzato con dolo, mentre in questo caso io l'ho realizzato con la colpa. Ecco, questi danneggiamenti sono fatti antigiuridici, ma non penalmente rilevanti. Il fatto quindi non costituisce reato e non è rimproverabile in quelle che sono le forme previste dalla legge penale. Proseguendo sempre su questa formula assolutoria, la stessa si utilizza anche quando vi è una causa di giustificazione, che sono la difesa legittima, che in questo caso ovviamente la difesa deve essere necessariamente proporzionata all'offesa e il pericolo ovviamente deve essere attuale e imminente. Ad esempio, un soggetto entra in casa mia armato e nell'intento di aggredirmi io prendo una lampada e gliela rompo in testa causandogli una lesione. Altresì il consenso dell'avente diritto. In questo caso tale consenso deve essere manifestato all'esterno, anche se desunto da un comportamento oggettivamente univoco, ma soprattutto deve essere attuale, ossia esistente al momento del fatto, deve essere libero, informato e specifico. Come ad esempio il consenso ad un rapporto sessuale. Se il consenso c'è ed è dimostrabile che io abbia tutte le caratteristiche necessarie, allora non sarà configurabile ad esempio il reato di violenza sessuale. Nonostante questa sia una tematica comunque molto delicata. Oppure se io, un altro esempio, se ad esempio prendo a Silvia il suo motorino o la sua macchina con il suo consenso, sicuramente non potrò rispondere di furto. Altresì troviamo quello che è l'esercizio del diritto o l'adempimento di un dovere, che lo possiamo trovare un esempio classico, è ad esempio il giornalista nell'esercizio del diritto di cronaca, critica e satira. Troviamo altresì l'uso legittimo delle armi oppure lo stato di necessità. Passando all'altra formula assolutoria, appunto, non è previsto dalla legge come reato. Questa formula vale essenzialmente per quelli che sono i casi di abrogazione, come giustamente dicevi prima, quindi l'abolizio criminis, come nell'ipotesi esempio del reato di atti osceni o anche di ingiuria. L'ingiuria adesso è stato derubricato
a mero illecito civile, o ancora dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. Quindi, in questo caso manca la tipicità. Viene contestato qualcosa rispetto al quale non c'è una fattispecie tipica sotto la quale sussumerla. Ad esempio, vengo processato per adulterio. Nel frattempo viene abolita la norma che punisce l'adulterio, il giudice mi assolverà perché il fatto non è previsto, non è più previsto dalla legge come reato. E quindi il fatto si colloca al di fuori di ciò che è il penalmente rilevante. Infine abbiamo il fatto commesso da persona non imputabile o non punibile per altra ragione. L'ipotesi della non imputabilità in realtà non necessita di particolari commenti. Chi sono i soggetti non imputabili? Ce lo dicono in realtà gli articoli 85 e seguenti del Codice Penale. Pertanto sarà colui che non è capace di intendere e volere, per vizio totale di mente, ubriachezza causata da caso fortuito o forza maggiore e il minore di 14 anni. La non punibilità invece rinvia alla categoria delle cause di non punibilità in senso stretto, ad esempio prevista l'articolo 649,2 del Codice Penale, quindi quando ad esempio un delitto contro il patrimonio è commesso in danno di un ascendente o un discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato, ovvero al difetto di una condizione obiettiva di punibilità, ossia quando per la punibilità di un reato la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato anche se l'evento da cui dipende il verificarsi della condizione non è da lui voluto. E sono due gli esempi tipici in tal senso. Il pubblico scandalo nel delitto di incesto, previsto l'articolo 564, e l'annullamento del matrimonio nell'induzione al matrimonio mediante inganno, previsto l'articolo 588. O ancora alla circostanza che il soggetto sia penalmente immune, e con l'immunità ci riferiamo non solo a quelle che sono le immunità ad esempio diplomatiche, ma in realtà per le ipotesi di maggior uso facciamo riferimento ad esempio all'articolo 384. Nei delitti contro l'amministrazione della giustizia viene considerato penalmente immune il soggetto che ha commesso un fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto. O altresì l'articolo 463, come ad esempio nei delitti contro la fede pubblica, e questo è il caso di contraffazione, alterazione, fabbricazione o circolazione di monete, bolli o filigrane contraffatte, non sarà punibile chi, avendo commesso il fatto o comunque uno dei fatti previsti da questi articoli, riesce, prima che l'autorità ne abbia notizia, ad impedire il fatto. Fatto un quadro un po' di quelle che sono le formule assolutorie, quindi nell'ipotesi in cui appunto vi sia una sentenza di assoluzione, c'è comunque da fare una puntualizzazione, perché con la sentenza che prescrive l'assoluzione l'imputato è liberato quindi da ogni peso, anche di natura cautelare. L'articolo 532 del Codice di Procedura Penale prevede che con la sentenza di proscioglimento il giudice quindi ordinerà la liberazione dell'imputato che si trovi in stato di custodia cautelare e dichiarerà la cessazione di tutte quelle altre misure cautelari personali eventualmente disposte. Se è fatta richiesta al giudice, inoltre, con questa tipologia di sentenza che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice potrà condannare la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che però non ricorrano giustificati motivi per una compensazione, sia essa totale o parziale. Se l'assoluzione inoltre viene prescritta per un reato procedibile a querela, nelle formule di assoluzione piena, ovvero le prime due previste all'articolo 530 del Codice Procedura Penale, il giudice condanna il querelante inoltre a pagare le spese del procedimento che sono state anticipate dallo Stato, rimborsare le spese processuali all'imputato, altresì risarcire il danno all'imputato e al responsabile civile. L'articolo 530,4 inoltre stabilisce che la sentenza di assoluzione comporta l'applicazione di misure di sicurezza nell'ipotesi in cui sono previste per legge. Ultima postilla. L'assoluzione preclude la proposizione dell'azione civile per risarcimento del danno? La risposta è no, o meglio, dipende.
Infatti la Cassazione ha più volte ribadito, e cito testualmente in realtà quanto riporta la Cassazione, ai sensi dell'articolo 652, quindi nell'ambito del giudizio civile di danni, e dell'articolo 654 del Codice di Procedura Penale, quindi nell'ambito di altri giudizi civili, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto, oppure l'attribuibilità di esso all'imputato, e cioè quando l'assoluzione sia fondamentalmente pronunciata a norma del comma 2 del 530. Quindi l'assoluzione non è in teoria di ostacolo alla riproposizione in sede civile dell'azione di risarcimento dei danni, ma solo se la formula adoperata dalla Corte d'Appello è quella del secondo comma del 530. In questo caso il giudice civile potrà infatti procedere in modo autonomo alla rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, ovviamente tenendo conto di quello che è l'esito dell'attività istruttoria che è stata espletata anche nel corso del processo penale. E concludo qui il mio intervento, sperando di essere stata chiara ed esaustiva. Grazie, grazie Cristina. Grazie. Io aggiungo soltanto una precisazione: ricordiamo che il giudice pronuncia comunque la sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o comunque è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato l'ha commesso, che il fatto costituisce reato e via dicendo. Quindi anche nel caso di questi limiti dell'aspetto probatorio. Puntualizzazione doverosa e più che giusta, grazie. Detto questo, io chiuderei questo video. Ti ringrazio, Cristina, per il tuo contributo. Grazie. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Assolutamente. Ciao a tutti.